Buonasera a tutti e bentornati su Antenna 2 TV per una nuova puntata di 20.000 giri. Ha preso il via finalmente ieri il Mondiale 2021 e quindi con i nostri ospiti in studio che saluto subito. Buonasera Mario Zucchelli, Buonasera. buonasera Marco Iori. Buonasera. Appunto vi dicevo, questa sera commenteremo insieme proprio il primo Gran Premio che si è disputato ieri e che finalmente ci ha fatto vedere un po' di scintille, ci ha fatto provare un po' di emozioni come non accadeva, forse da un po' troppo tempo. Ma prima di addentrarci nei dettagli di questo primo Gran Premio, con l'ausilio della grafica andiamo anche a vedere l'attuale situazione del Mondiale Piloti dopo la prima gara. Hamilton ha vinto ieri e quindi è primo nella classifica dei piloti con 25 punti, secondo Verstappen 18 punti, terzo Bottas 16, quarto Norris con 12 punti, quinto Perez con 10 e Leclerc con 8 punti. Guardiamo anche la grafica che riguarda il mondiale costruttori, ovviamente prima è Mercedes con 41 punti davanti a Red Bull 28, McLaren terza con 18 punti, Ferrari quarta con 12, Alfa Tauri 2 punti e Aston Martin 1 punto. Bene, cominciamo ad analizzare insieme questa prima prova del mondiale. L'abbiamo detto, ha vinto Hamilton davanti a Verstappen, un duello che ci ha emozionato e appunto da questo voglio partire oggi, perché lo stesso Hamilton, dopo la vittoria di ieri, ha dichiarato "lasciate fare a me", come dimostrazione ancora di grandezza, ovviamente il tutto racchiuso all'interno di questa frase. Marco, allora, una Formula 1 dopo tutto è vero avvincente, il duello di ieri, già dalle qualifiche qualcosa si era intuito che poteva essere cambiato. Questo duello Hamilton-Verstappen ci ha sicuramente emozionato. A tuo avviso è il preludio ideale per una stagione emozionante? Il preludio senz'altro. Diciamo che un gran premio, Hamilton non ha vinto, ha perso Verstappen. La Mercedes era in difensiva e questo vuol dire che è cresciuta molto la Red Bull di Verstappen, e soprattutto di motore, che poi sembra che abbia avuto anche qualche problemino. Per cui a livello praticamente si sono azzerate, hanno pareggiato i conti. Infatti Hamilton si è difeso bene, però è stato deciso da un episodio, il Gran Premio, che è abbastanza contestabile, il far sorpasso l'uscita alla curva 4, quando Hamilton aveva già fatto 2 o 3 volte durante il Gran Premio, e lì c'è stata un po' una situazione un po' anomala, che sicuramente se fosse passato, fosse finita, davano la vittoria a Hamilton lo stesso. Sarebbe da rivedere certe cose, comunque si è presentato bene, le macchine ci sono, anche dietro ci sono delle buone prospettive di gara, perché la gara è stata buona anche nella parte centrale, nei duelli anche molti, poi c'è stata subito l'inizio folgorante di Mazepin, dritto dopo 2 curve, e la grande prova di Vettel, che è riuscito a fare anche un tamponamento. Ferrari. Questa sottile nota di ironia, Marco, l'ho apprezzata. Infatti parleremo anche di Vettel nel corso della trasmissione. Ferrari, volevo tornare, che si avvicina. Volevo tornare appunto alla questione Verstappen-Hamilton, perché lo stesso Verstappen ha dichiarato che a quanto pare si vuole essere sempre fiscali con i soliti, o per meglio dire fiscali solo con me. In verità abbiamo detto Verstappen aveva superato Hamilton, perché grazie al superamento del track point cosiddetto, e poi ha dovuto cedere la posizione senza tanti giri di parole. A vostro avviso è giusto, come l'avete vista, no, Mario? Allora, per regolamento, alla curva 4, quando c'è stato il briefing con i piloti del sabato, si è parlato che in curva 4, visto che sia in prova, nelle prove libere e anche nelle prove ufficiali, si tendeva a uscire da questo famoso track limit. Che questo track limit, come articolo, dice
quando un pilota supera con i quattro pneumatici, la famosa, vai a oltrepassare tutto quello che è la sedia, diciamo, della pista, non è valido. Pertanto, nelle prove ufficiali ti viene cancellato il tempo. In gara ricevi dagli steward un warning, vale a dire, attenzione, lo hai fatto una volta, alla seconda o la terza, quando l'hai fatto due volte, alla terza ricevi, per dire, un warning, e che ti dicono, attenzione, non lo riceve il pilota, viene mandato direttamente al muretto box di ogni scuderia il warning. Dice, attenzione, il vostro pilota in quella curva, in quella tipo di zona, in quella precisa, particolare zona, esce con i pneumatici, attenzione di non farlo più, se no scatta la penalità. Qui sono stati, secondo me, sono stati forse un po' troppo fiscali. L'impressione è stata per il fatto che comunque Max aveva già effettuato quasi già tutto il sorpasso, pertanto è arrivato leggermente un po' lungo. Certo è che, appunto, dicendo che si è stati un po' troppo fiscali, il regolamento però parla abbastanza chiaro. Se superi il track limit ci può essere questo tipo di problemi, che scatta questo warning, vale a dire, in questo caso la direzione corsa ha voluto avvisare il team dicendo, cedi la posizione perché stiamo discutendo, ho letto un articolo di Masi, che è il personaggio, è lo strategy man della federazione, e che ne stavano parlando, che sarebbe probabilmente, erano intenzionati a far scattare una penalità. Pertanto, prima di far scattare la penalità, viene avvisato il team dicendo, di al tuo pilota di cedere la posizione. Sì, in questo caso un po' più scali, è vero, un po' più scali. Come dichiarato dallo stesso Horner. Sono stati... Detto di restituire la posizione, così come riportato anche da Autosprint. Perché comunque aveva già effettuato il sorpasso. Dobbiamo cercare di, per correttezza, a me piace sempre, per correttezza, di visione, per carità, ripeto sempre che non sono io il custode delle verità assolute, ci mancherebbe altro. Però, dal momento che aveva già effettuato il sorpasso, potremmo virgolettarlo dicendo è arrivato leggermente lungo, non è che ha effettuato il sorpasso oltre il track limit, ecco. Allora lì è un po' di diverso, allora lì vieni proprio richiamato, cioè devi dare la posizione perché hai superato uscendo, cioè hai effettuato il sorpasso proprio uscendo proprio dalla pista. Sì. Qui invece ha fatto il sorpasso ed è arrivato leggermente lungo, però il sorpasso lo aveva effettuato, però sapete, ci sono i commissari e poi anche qui è una cosa. Per fortuna, e concludo l'argomento, che non è coinvolto un pilota della Ferrari, e qui lo dico per i famosi faziosi, perché sicuramente se fosse uscito di 10 centimetri avrebbero tutti alzato dicendo, ecco il pilota della Ferrari, gli hanno fatto vincere il Gran Premio uscito di 10 centimetri, se escono gli altri di 2 metri va bene. Pertanto, meno male che non è coinvolto un pilota, e questo i faziosi se la portino a casa. Ecco, infatti, a breve parleremo anche di Ferrari. Prima volevo fare una nota sulla buona prova della McLaren, perché ieri abbiamo visto un ottimo Norris, già anche dalle qualifiche, si è classificato quarto. Un Alpine, possiamo dire, solo discreta, forse, e Aston Martin, appunto, deludente. Come vediamo un po' la stagione, per esclude, mettendo da parte per un attimo Ferrari, Red Bull e Mercedes, Marco? No, Norris ha fatto una gran gara. La McLaren si sapeva, mi sembra di averlo anche detto, che la McLaren era una delle favorite, e con un Norris che già ha corso l'anno scorso. Poi è arrivato un Ricciardo che deve metterci ancora qualcosina, perché chiaramente la prima gara è sempre, e darà ancora, e anche Ricciardo arriverà sotto. Dopo c'è anche la Alfa Tauri, che non è male, cioè, ha detto qualcosa anche quella con Gasly. Gasly è stato sfortunato perché ha avuto quel contatto. Tsunoda ha fatto
sembrava che fosse esploso il mondo quando ha fatto il secondo tempo, la prima stint. Però, vabbè, è un discreto, ma anche lui è rientrato poi nei ranghi, la prima gara. Dopo, Alpina, come? L'Alpina forse è una Renault un po' più scarsa, andava forse meglio l'anno scorso. Poi l'Aston Martin purtroppo non è più la Mercedes, doveva essere la Mercedes verde, ma non è più neanche quella rosa. Quindi la Ferrari è in recupero, da una posizione abbastanza discreta, cioè, alla fine calcoliamo che ha preso il secondo giro, 60 minuti, 60 secondi. 60 secondi, Leclerc. Però, chiaro, la macchina credo che nelle prossime gare forse migliorerà, perché va molto meglio sul guidato. Infatti Permettermi l'episodio, come l'hai visto l'episodio durante le qualifiche di Norris che saluta l'ex compagno di squadra Sainz? Non l'hai visto? Vabbè. Ok, niente, abbiamo avuto anche questo episodio curioso. Sì, è stato con la mano, ma soltanto è scappato. Ma secondo te un saluto della serie ciao Sainz, anche se sei dove sei adesso, ti saluto perché vado più veloce io? Oh. Chiaramente, ma penso che sia, non per sfottere, ma no, dai. Penso il segno di amicizia. Sì, sì, è stato solo un episodio curioso, è stato riportato dai vari social, è stato ripreso più volte dalla stampa. Ecco, qualcuno ci ha visto un pochino di malizia nella cosa. Può essere, chiaramente, però, ripeto, la Ferrari hanno lavorato tutto sul dietro, perché i gettoni erano quelli, certo. Li hanno sacrificati lì e sul dritto vedi che non... Non è ancora, infatti manca, lo stesso Sainz ha dichiarato al via ho fatto attenzione forse pure troppa. Sì, sì. Al muso sì. Troppo largo. La prima gara. Sì. Non ha nemmeno. Però nella parte mista andava bene. Sì. Perdeva sul dritto. Sul dritto. No, dicevo Carlo Sainz nelle sue dichiarazioni. No, Sainz per la sua prudenza, una cosa. Sai anche il primo Gran Premio che fai con la Ferrari. Iniziare magari subito con un patatrac. Magari non è il caso. Ecco appunto, allora Mario, ne approfitto, visto che abbiamo accennato a Ferrari. Lo stesso Binotto, gli stessi piloti, Leclerc, che già aveva corso l'anno scorso sulla Ferrari, hanno segnalato questo miglioramento. Certo che essere la quarta forza del mondiale, ok che si è disputato solo un Gran Premio, però ci fa forse ventilare un pochettino l'ipotesi che sarà tutto sommato anche quest'anno un mondiale un po' in sofferenza, Mario? Poi Marco, magari se vuoi dire qualcosa anche tu. Probabilmente sì. I risultati sono sempre quelli che avvengono in pista. Pertanto lì l'assioma, io dico sempre il cronometro. Pertanto lì non è che puoi fare delle valutazioni oggettive, come può essere nel calcio, la tua squadra gioca meglio, però ha sbagliato il gol. Qui ovviamente nel motorsport, in tutte le categorie del motorsport, inevitabilmente il cronometro è assoluto, c'è niente da fare. Pertanto, se sei in ritardo e arrivi sesto, un minuto dei primi, chiaramente c'è da lavorare molto. Sicuramente per quanto riguarda il mondiale siamo fuori dai giochi. Non basta, qualcuno potrebbe pensare, sì, dai, siamo alla prima gara, cioè, no, in effetti a 7-8 decimi in prova. E qua in gara soprattutto un secondo e due, questo fa capire quanto il gap sia pesante. Però... Io spero almeno di riuscire ad agguantare, per dire almeno il terzo posto del costruttori, a scapito diciamo della McLaren, perché attualmente la McLaren sta andando meglio della Ferrari, però siamo lì, con McLaren siamo lì, mentre invece le due che sono veramente anni luce, sono proprio, dopo Marco passo la parola, sono proprio Red Bull e Mercedes. Cosa dici? Sì, sì, non esiste. Beh, la McLaren è più vicina, però, ripeto, con un Ricciardo che verrà fuori,
si avvicineranno soprattutto alla Mercedes, cioè alla Mercedes di Bottas, che Bottas, poverino, siamo le solite, vabbè, anche sfortunato perché ieri è stato il premio della gomma, però è scarso. E con una McLaren in crescita può andare. Ne può risentire Bottas anche adesso, proprio qui era un circuito dove serve anche la velocità. C'è tanto freno, anche perché c'è tanta velocità. Un circuito più guidato si potrà dare un'altra valutazione, ecco. Soprattutto penso sulla Ferrari, spero, perché ripeto, nel misto non andava male. Però quando arriva sul dritto lo passano facile, indipendentemente da DRS. Insomma, stiamo parlando di Ferrari comunque sul dritto. Si è ribaltata la situazione, insomma. Ribaltata. Va bene, noi ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco. Rieccoci insieme, seconda parte di 20.000 giri, come di consueto ora riserviamo un po' di attenzione all'angolo della tecnica del nostro Mario, che questa sera ci parlerà di in cosa costituisce, praticamente in cosa consiste, la proposta di effettuare al sabato una sorta di mini race al posto delle attuali qualifiche. La commission della Formula 1 insieme allo strategy group delle scuderie hanno approvato in via sperimentale, ripeto, in via sperimentale, la proposta di provare un nuovo format delle qualifiche ufficiali del sabato. Di cosa si tratta esattamente? La proposta è quella di fare una sprint race, ossia una mini gara di 100 km senza cambio gomme, e in base al piazzamento ottenuto dai vari piloti va a determinare la griglia ufficiale del Gran Premio, che si disputerà la domenica. Verranno assegnati anche dei punti, 12 al primo, 10 al secondo, 8 al terzo e così via fino ai primi 8 classificati. Questa idea sperimentale verrà effettuata solo in occasione di 3 Gran Premi sui 23 di questa stagione. I circuiti scelti sono Gran Premio del Canada 13 giugno, Gran Premio d'Italia 12 settembre, Gran Premio del Brasile 7 novembre. Ricordo che dopo aver effettuato la sperimentazione, le parti si incontreranno per capire se per il futuro l'idea è fattibile per cambiare il format delle qualifiche. Ora, prima di esercitarci a criticare, che è uno sport che in Italia è molto praticato, aspettiamo dopo il Gran Premio del Brasile per tirare le conclusioni e valutare se è più appassionante questo format o la classica qualifica. Concludo ribadendo che il format per ora è in via sperimentale, poi chissà, aspettiamo gli eventi futuri per capire. Ecco Mario, se posso, due parole proprio in base a questa proposta, tu come la vedi? Poi anche Marco voglio un tuo parere, del tutto personale. Ma allora, io ho solo una perplessità sui punti da assegnare in questa mini race, perché poi c'è da capire. E qui la commission, ovviamente sono andato a cercare, a spulciare quant'altro, ma non ho ancora capito bene se questi punti poi andranno a sommarsi, certo, con i punti del Gran Premio. Ma i punti del Gran Premio rimarranno ancora 25 al primo, 18 al secondo, o verranno dimezzati? Questo ovviamente non c'è. Sui punti ho delle perplessità, sui punti. Per quanto riguarda invece la sperimentazione, come ho detto prima, visto che siamo sempre bravi a criticare e che lo sport preferito per noi italiani è il migliore, aspettiamo, vediamo questo nuovo format in via sperimentale, poi eventualmente ci si può. Sicuramente loro, la commission e lo strategy group dei team si incontreranno per capire se c'è una fattibilità. Si proverà, tanto io non voglio criticare prima di aver visto. Finisco e vorrei dire, voglio vedere questi 3 Gran Premi con questa mini come funziona. E poi vedere un po' un attimino e poi tirare le conclusioni. Ecco, adesso tu Marco invece, come la vedi questa proposta di buon dopo occhio? Una gara bisogna vedere cosa fanno, se fanno il parco chiuso ancora, perché solito dopo le prove generali c'è il parco chiuso, le macchine vanno via, non si toccano più.
nel caso incidente, dei guasti, eccetera, cosa fanno? Parco chiuso lo rifanno, gli permettono di lavorare e non lavorare. Quindi credo che sia, o eliminare il parco chiuso, penso, perché allora dopo bisognerà fare controlli, perché puoi fare variazioni, certo, o puoi anche variare l'assetto della macchina. È una gara, e tra una gara e l'altra dovreste avere il tempo. Vabbè, staremo a vedere appunto con il primo, con questo primo test. Dopo la questione tempi, cioè punti o meno. Sì. Vabbè, vedremo. Tanto sarà tutto chiaro, cioè, visto che è da fare, sarà poi no, tutto. Cercavo di capire, perché sennò il 25 più dai 12 punti ancora al primo, diventa un 37. Beh, però potrebbe anche essere una cosa 37. Fatta volutamente, in questa ottica. È un gran premio, aggiunto. Certo, è un mini gran premio, esatto, aggiunto. Non è una critica, sto dicendo, sono perplesso per cercare di capire. Verranno aggiunti, certo, verranno dimezzati gli altri. Per mantenere i punti uguali, diventano 37 al primo. Assolutamente. Si arriva primo, diventano la combo mini race sabato e vittoria la domenica. Le due cose messe insieme, se arriva primo nella mini race, certo, vince, certo, il gran premio, va, prende 37 punti. Sì. Ecco, quello lì. Soltanto quello. Sulla fattibilità in via sperimentale, io prima di criticare, sono abituato così. Prima vediamo un po', come giustamente ho detto anche Marco. Vediamo. Sul parco chiuso, Marco, presumo che non ci sarà, diciamo, il famoso classico virgolettato, il coprifuoco viene chiamato, perché ovviamente se ci sarà un incidente permetteranno alla monoposto ovviamente di essere riparata, per permettergli di prendere parte. La riparazione, sono d'accordo, però voglio vedere se puoi fare le variazioni o meno. Perché non posso, poi ci sono i commissari, puoi intervenire soltanto nelle parti perché danneggiate. Adesso, sì, anche adesso, nelle prove, se hai un tipo di problema nelle prove ufficiali, devi sistemare il fondo perché sei uscito dal track limit e rovinato. Cosa succede? Si prepara una lista, si consegna questa lista agli steward, alla federazione, questa lista, possono intervenire a fare quelle modifiche o riparazioni. Ovviamente ci sono due steward che controllano, che vengono effettuate solo quelle riparazioni, e non fai degli interventi sulla monoposto. Certo. Allora, torniamo a parlare di questo primo Gran Premio. Rimaniamo in casa Ferrari. Marco, come hai visto Leclerc? Leclerc, ha dimostrato in prova di essere fortissimo, perché con un giro solo, piazzarsi quarto in questo momento, è stato fermo, ha fatto solo quel giro lì, nel terzo stint. In gara si è difeso come al solito, attaccato, si è difeso nei limiti del possibile. Però lui c'è. Lui c'è, ha anche dichiarato di sentire, c'è da lavorare, certo, però sembra che effettivamente c'è un'altra macchina, la monoposto è diversa. Cioè, la sente di più, non è più quella roba che si spaventava l'anno scorso. Quello è stato proprio, penso, il punto più basso toccato. Altri anni ci sono stati, i tempi di Capelli, quello è stato un anno terribile. Però questo qui, l'anno scorso è stato vicino, per adesso no, piloti ci sono, quello sì, sicuramente. Ora vedremo di intervenire al meglio per quanto possibile sulla macchina. Potranno anche suggerire sulla macchina, ecco, sono due piloti che possono dare possono la spinta. Possono dare tanto, assolutamente, sì. Perché si assomigliano, i tempi sono lì, vanno via pari passo. Beh, vedremo, siamo all'inizio, un po' di speranza comunque, vogliamo darla, vogliamo vederla. Ecco, invece Mario, commentiamo la prova di un ex pilota di casa Ferrari. Già prima, sottile nota del nostro Marco in merito alla prova di Vettel, certo che 18° in qualifica. Sì, quando ho visto anch'io in Q3, ho guardato lifetiming dei tempi e vedere un Sebastian Vettel fuori nella prima sezione, vale a dire nella Q3, credo che per lui sia stato veramente frustrante.
credo frustrante proprio perché probabilmente non si aspettava certo di prendere la prima fila, però diciamo, sicuramente di poter accedere al Q2 penso che se lo aspettava, almeno nel Q2, poi magari dentro nei primi 10 magari poteva magari pensare di non farcela, ma dentro nei primi 15 accedere al Q2 probabilmente pensavo di farcela, ha preso penso veramente una bella botta. Poi nel Gran Premio sì, si è difeso, ha fatto qualche attacco, è riuscito a difendersi, quant'altro, però in effetti l'Aston Martin arranca, vale a dire che mi sembra che abbia fatto un passo indietro rispetto alla Racing Point dello scorso anno, perché la Racing Point l'anno scorso aveva dimostrato di avere un bel passo gara, stava andando abbastanza molto bene, ecco. Quindi mi sembra che l'Aston Martin abbia fatto un passo indietro. Sì, penso che abbia fatto un passo indietro, poi eventualmente vedremo nei prossimi Gran Premi una cosa. Però in questo primo Gran Premio mi è parso, ecco, che sia scesa di almeno 2-3 posizioni, ha perso almeno 2-3 posizioni. Ha più passato i disegni. Non ha passato i disegni, quindi quest'anno è un po' più dura. Ecco, abbiamo parlato di prossimi Gran Premi, si corre il 18 aprile ad Imola. Marco, come vedi Ferrari su questo circuito? Ma il circuito è più consono rispetto a questo qua. Però il circuito più tradizionale penso che possano fare una buona figura, perché lì la velocità di punta si conta, ma relativamente. Lì è più guidato. Penso che potrebbe fare non dico svincere, eccetera, però stare più vicino, ecco, avvicinarsi di più ai primi. Ecco, quantomeno Mario, per passare la parola anche a te, possiamo forse sperare nel prossimo Gran Premio di vedere Ferrari alla carica di quel terzo posto del Mondiale? È un circuito, la seconda parte è un circuito guidato, giustamente come ha detto Marco, e noi stiamo un po' soffrendo la parte del retrotreno. Sì. Purtroppo il retrotreno, attualmente non sta dando quei risultati sperati, soprattutto per quanto riguarda la gestione del famoso working rail dei pneumatici, vale a dire l'utilizzo del pneumatico per tutta la sua durata del tempo che viene mantenuto sulla monoposto. Fatica proprio parte non male la Ferrari, l'abbiamo visto anche nei primi giri, la monoposto si comporta bene, però l'abbiamo visto anche nei pre-season, nei test stagionali, nelle prove, diciamo, nelle prove fatte nel giro secco di qualifica, la monoposto si comporta bene. Sul passo gara, purtroppo, il famoso crossover, quando si inizia ad avere quella famosa curva del rendimento del pneumatico, cominciano a calare purtroppo le prestazioni, ma in modo veramente pesante, e in modo anche esponenziale. Pertanto questo, diciamo, è un problema che dovranno lavorarci i tecnici. Ho visto che questo Gran Premio, le prove per esempio le hanno fatte tutte con le gomme rosse, mentre più morbide, più morbide. E non avevamo provato le gialle, però in linea di massima ha tenuto bene anche con le gialle, quindi io avevo paura un crollo proprio netto, pesante, invece sì. È stato un crollo che era calcolato, quindi penso che si possa migliorare. Anche perché quest'anno la Pirelli ha portato per tutti i quattro compound, sono stati resi più duri rispetto alla stagione scorsa. Pertanto per tutti i team devono cercare di riuscire a capire bene il famoso working range di questi pneumatici. Vale a dire l'utilizzo proprio del suo crossover, vale a dire dall'inizio fino alla fine. Fino alla fine, certo. Perché il pneumatico, e lo sappiamo cosa succede, se va in overheating si scalda troppo, va in blistering, vale a dire forme truccioli, se invece resta troppo freddo, soffre di un'altra caratteristica di problemi. Pertanto è quel working, vale a dire riuscire a mantenere nella corretta finestra di utilizzo il calore anche del pneumatico. Ed è lì
i più bravi, diciamo, i tecnici che sono i migliori, che sono i più bravi, riescono a fare in Mercedes e in Red Bull, almeno in questo primo Gran Premio, insomma, in Mercedes diciamo un po' meno, perché hanno detto anche loro che stanno soffrendo. In una parte del Gran Premio dicono che anche loro nei vari step, nei vari cambi di pneumatici, quando arrivano sul finale hanno qualche problemino anche loro, perché la monoposto anche ieri, la Mercedes, sul finale, prima dei cambi di pneumatici, 3-4 giri prima, cominciava a essere slide, cominciava a essere scivolosa, aveva molto del retrotreno che scivolava. Pertanto anche loro dovranno cercare di riuscire a trovare la famosa quadra nel pneumatico. Certo è che dopo pian piano tutti riusciranno, però chi riuscirà fa già, diciamo, un ottimo step, fa già un ottimo step, perché riuscire a far funzionare nella gestione proprio quella del working rent del pneumatico, fai un passo, ma veramente un passo molto avanti. Fai presto a guadagnare 4-5 decimi. Fai presto a guadagnare 4-5 decimi, se cioè, utilizzare. Però, ovviamente, tutti, probabilmente qualche ieri, gran premio ci dovrà. La gara ieri è andata su quel discorso qui, anche perché per me la Red Bull ha sbagliato a tirare troppo il cambio, l'ultimo cambio gomme. L'ha tirato troppo lungo, hanno avuto 8 secondi di distacco, che hanno recuperato, però esatto. Non hanno avuto più, prevedendo quello che poteva succedere, che è successo effettivamente, se fossero avessero cambiato almeno 3 giri prima. Sì, se non ci fosse stato quel gap di 8 secondi, assolutamente. Tutto il tempo per ripassare. Assolutamente. E quindi la gestione poi che... Certo, dopo è vero, era la prima gara, quindi erano tante le incognite e sì, probabilmente non ci si aspettava neanche di arrivare lì così vicini, forse. Per dire, la Mercedes soffre di più della Red Bull, loro, di gomme. Anche almeno ieri era così, la gestione delle gomme è così. Sì. E anche ieri, siamo a fine della trasmissione, finisco. Anche ieri, ad esempio, certo, si sta a capire il famoso crossover, vale a dire quando è il momento migliore per sostituire i pneumatici. Certo, anche lì, se li cambiavi 3-4 giri prima può darsi, però c'hai la preoccupazione di dover dire arrivo sotto, lo prendo, però anch'io mi trovo in cliff con certo. I pneumatici, non riesco più a attaccarlo. Sai, e i fattori sono tanti. Sai, anche lì lo strategic man che deve scegliere, ovviamente, non è sempre così semplice. No. Calcoli dicendo sto fuori 3 giri in più, però quei 3 giri in più me li trovo sul finale. Anche quello lì sono tutte cose che sono sottilezze, però sempre, sono talmente sottili proprio perché il confine proprio lì, siamo al limite, quasi su una lama di coltello nel dover decidere. Sto fuori un po' di più, sto fuori un po' di meno, però poi non avrò più i pneumatici per poter attaccare l'avversario. E lì, ecco, si lavora, e ho concluso, si lavora col bilancino di testa, è ovvio, col bilancino lavori. Bene, staremo a vedere cosa verrà fuori dalla prossima prova del Mondiale. Ricordo, si gareggia il 18 di aprile ad Imola, per cui noi il 19 di aprile saremo di nuovo qui insieme per commentare un'altra prova del Mondiale. Io ringrazio... Mi sono dimenticato proprio in conclusione, che volevo proprio dirlo, aspetto però sempre la controprova della Red Bull. Qui era un circuito che andava molto bene, è andato bene anche l'anno scorso, anche gli altri anni. Ovviamente, certo, da prima o seconda non andrà in ultima fila, però per Verstappen, per la Red Bull, mi aspetto di capire i prossimi 2 o 3 Gran Premi per capire veramente se sarà veramente lì con la Mercedes a lottare per il titolo mondiale. Perfetto, grazie ancora Mario Zucchelli, grazie Marco Iori. Buonasera. E a tutti voi auguriamo una buona serata. Buonasera.